Ah, tre cose che ho imparato importantissime. Il primo, i francesi non hanno un cazzo da fare perché per fare del pane ci mettono 36 ore. Io non lo so come sia possibile. La seconda cosa è che non farò mai più pane in vita mia, ok? Proprio è impossibile. Il terzo è che non sono capace di impastare neanche con la KitchenAid. Ho paura che questa cosa stia naufragando. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo una nuova sfida, anzi diciamo ho una nuova sfida. Dovete sapere una cosa, che io non ho mai cucinato in tutta la mia vita, ho vissuto credo 15 anni da solo, credo di aver fatto 15 anni di pasta in bianco. E oggi faccio una cosa molto ambiziosa, oggi, in realtà ci metteremo 3-4 giorni perché come vi posso far vedere adesso. Dei tempi di preparazione veramente veramente lunghi. Siamo ambiziosi, voi dite, ma se Lucio non ha mai cucinato, perché ci fai vedere una cosa che poi tu hai preso da un altro tutorial? Perché a differenza degli altri tutorial dove sapete come finisce, qua è imprevedibile cosa succederà. Soprattutto voi non capirete quale sarà il prodotto finito fino alla fine, e la stessa cosa sarà per me, perché non siamo più sicuri di che cosa sta per succedere. Quindi detto questo, la situazione qual è? È 110 grammi di farina 0 e 110 do doppio 0 o 100 di 0 e 100 di do doppio 0 che non so, adesso distingo. 2 grammi di lievito disidratato di birra, 140 ml d'acqua. Quindi assieme a queste cose, la prima cosa che dobbiamo fare è più o meno metterle assieme per poi impastarle. Visto che però siamo ambiziosi, però non siamo fessi, impasteremo non manualmente perché non ho più idea di come si faccia, ma lo faremo con questo oggetto qua, che poi è quell'oggetto là che poi vedremo dopo. Quindi la prima cosa da fare mi dicono che sia mettere questa più questa assieme. Ah, ma che bello! Ah, oh, la neve sembra. Che bello. E questo l'abbiamo fatto. Mettiamo da parte e adesso dobbiamo fare che cosa? Prendere il lievito e metterlo dentro l'acqua. E così abbiamo fatto, a cui aggiungiamo un cucchiaino di zucchero. Io lo zucchero, l'unica cosa che ho la bustina, ma un cucchiaino sarà uguale a una bustina? Questa è una bella domanda, ma ne facciamo così finché non abbiamo fatto un cucchiaino, perché il cucchiaino è amico del lievito, di zucchero è amico del lievito. E adesso cosa facciamo? Prendiamo questo e lo inoculiamo qua dentro. Devo fare, chissà, devo fare la casetta, il vulcanino. Poi misceliamo. E poi andrà nella mitica macchina. Quindi andiamo nella macchina a vedere che cosa succede. Ecco. Non so se sia proprio questo il metodo corretto, ma obiettivamente mi rendo conto che mancano le basi proprio. Ci mancano le basi. E quindi così, no? Ah, ecco, ho capito cosa serve. Farina. Ok, ma deve essere tutto così appiccicoso. Dobbiamo mettere un po' d'olio
nella ciotola, che così non stacca, perché effettivamente è appiccicoso. Quindi quando l'abbiamo messo, prendiamo la palla e la mettiamo qui. Ok, questo rimarrà sempre appiccicato alle mani. Prendo questo, l'ho chiuso, e questo sta 12 ore, quindi sincronizziamo gli orologi, sono le, ecco, una cosa importante, visto che abbiamo tutti questi tempi d'attesa, ci ho messo tipo 3 giorni, ho usato tutte le mie tecnologie, tutte le mie competenze ingegneristiche per capire quando iniziare e quando finire. Perché fai, poi stai 12 ore, poi dopo riparti, 20 minuti, 90 minuti, poi rimpasta, poi altre 12 ore, quindi sono le 6:30 di mattina, quindi immaginate anche lo sforzo e il sacrificio che sto facendo per farvi questo tutorial, e quindi stasera vedremo che cosa fare della fase 2, dovrebbe venire più o meno un oggetto così. Ok, ci vediamo tra 12 ore. Bentornati, allora abbiamo fatto quello, riposare 12 ore questa cosa, che vi devo dire la verità, c'è qualcosa che non va, ha preso troppa aria credo, non lo so, alle bolle, ma noi andiamo avanti come se non ci fosse niente, ma viste le difficoltà abbiamo deciso che forse era meglio avere un aiuto, perché qua la partita sarà molto complicata, e quindi ho chiesto a 2 persone di venirmi a aiutare, venite pure qua, papà, qua, papà, ciao. Vieni anche tu. Papà, scusami, ma la fotocamera è spenta. No, è accesa, non ti preoccupare. Allora, mi volete aiutare? Sì, che è spenta, è nera. Ok, quindi ci siamo, ok? Sì. Perfetto. Sì. Allora, adesso dobbiamo fare una cosa. Prima cosa, bisogna mettere questo qui qua dentro. Tieni. Verso. Prendi un po' di cucchiaio. Versa un po' di... Vai. Tieni da papà. Setaccia come se non ci fosse un domani. Sì. Bravissima. Sì. Metto farina se non ci fosse un domani. La giro io. Come se non ci fosse un domani. La giro io dentro. L'hai detto tu. Vai. Adesso setaccia. Setaccia, setaccia. Sembra liquido poi, vero? Sì. E poi diventa morbidissima. Certamente. Piano, piano, che sennò ci infariniamo. Se ne riesco a mettere 150, 140. Va bene, ok, perfetto. Mescolo quello qua e... fatto! Adesso dobbiamo mettere 225 grammi di farina zero, 225 grammi di farina doppio zero. Ma la farina... Ascolta papà, ascolta papà. 225 di doppio zero. Adesso dobbiamo fare un'altra cosa e lo viene a fare Francesca. E lo metti dentro assieme a 2 grammi di lievito di birra secco. Questo o questo? Questo qua te l'ho messo qui. Ok. Ok? È tutto? Vai, vai. Basta. Ok, sì. E adesso metti quello e giri come se non ci fosse un domani. Tutto? Tutto quello. Come se non ci fosse un domani. Perfetto. Adesso basta. Basta così, questo qua lo mettiamo qui e adesso facciamo un'altra cosa, mettiamo dentro 3 grammi di lievito di birra secco qua dentro. Ma l'ho messo tutto? Tutto, tutto, tutto qua, perfetto, e poi mette questo, e poi mettiamo questo, bravo, adesso attenzione, no? Mette Francesca quello, che è acqua, ok, vai, vai, vai. Adesso qua bisogna andare alla macchina infernale, che è quella che impasta. Ok, qua abbiamo sbagliato qualcosa, secondo me. Ma questo è un problema. Non riuscire a toglierla è un problema. È diventata praticamente colla. Io non so se cosa sto facendo, ma non credo che sia. Stiamo facendo proprio tutte le fasi nel modo corretto, eh. Così ho questa sensazione,
però noi andiamo avanti. Cioè, la situazione sta perdendo, stiamo perdendo un attimo il controllo della cosa, secondo me. Il problema è che non so neanche cosa, come. Francesca, Franci, devo chiedere aiuto. Chiudi. Sono Francesca, scusate un attimo. Prendi un cucchiaio con un po' di farina. Prendi qua. C'è il cucchiaio, c'è qua. Prendi la farina, mettimela un po' sopra perché non esco più. Con un cucchiaio. Quanto così? Spalmala come fosse parmigiano reggiano. Eccoli. Oh, poi di sotto. Ah. L'unica cosa che ho visto fare è questa, io la faccio senza pietà. Tanto la mia famiglia lo mangerà prima di aver visto il video, no? Quindi no, dopo ormai sarà troppo tardi per infamarmi, proprio di amalgamare, ma è tutta una teoria mia. Ah, questo bel panetto, questo qua lo mettiamo a riposare per bene e ci rivediamo tra 20 minuti, ma se la metto così viene di nuovo un tutto un appiccicoso, lo metto così, celofan e vado, spalmiamo un po' d'olio, così attacchi, via, a dopo. Boh, sentite, oh, che dobbiamo fare? Proviamo, questo è così. Cioè, sì, dovrebbe essere così, però non così pareggiato. Questo abbiamo messo l'olio, quindi giustamente si stacca. Ma meno quello. Ah, adesso è meno appiccicoso, però, lo devo dire. E sopra devo metterci questo. No, ma è più l'impressione che altro. Insomma, ok, adesso ci dobbiamo mettere il sale, controllo solo il pizzino, ma adesso dobbiamo mettere, sarà sale, supponiamo che sia sale. Ok, adesso ciotola. Il solito filo d'olio che male non fa, che poi non ci fa toccare niente. E lo mettiamo ad asciugare in un posto asciutto, lo metterò nel forno per 30 minuti. A dopo vediamo se non prende vita. Perché devo riprenderlo in mano per togliere il gas. Credo che siano quelle bolle che avevo di là, però. Vediamo, fa paura perché velocissimo dice, ma sai che non sembra neanche così pessimo. Chiudiamo e adesso 90 minuti di nuovo in pausa. Stanotte praticamente, poi vedremo cosa farne. A dopo. Allora,
tanto qua. Che paura adesso mangiare questa roba. No. Così funziona. Teoria. Sì. Però il mio deve fare bolle. Allora, adesso che cosa devo fare? Devo. No, no. No, ma perché il mio è tutto così appiccicoso? Nel tutorial non è così appiccicoso. Qua devo farlo diventare una. Ah, vedi, la farina adesso ha funzionato. Una salamella. Voi direte: ma che cosa stai facendo, Lucio? Adesso vi spiego. Volevo fare del pane, però non è che ho fatto il pane quello normale che fanno tutti. Ho deciso di fare le baguette. Perché va messo così? Perché dobbiamo prendere un sacchetto, ma mi hanno vietato di dirvi qual è, sarebbe il suo scopo primario, e mettere dentro tutto questo ambaradan. Quella stagnola serve perché non ci sia il contatto tra la plastica e il... la nostra baguette. Sì, l'ha messo così e adesso starà a riposare qua dentro per ben 12 ore, tanto per cambiare. Quindi ci vediamo a mezzanotte domani mattina e se non è successo niente di male veramente sta diventando complicata la sfida, lo cuociamo e vediamo che cacchio esce. A domani. Io ho come la sensazione che, vediamo un po', ma vediamo un po', che dite? Non credo che debba proprio venire così, però è questo ci abbiamo. Allora, adesso la partita qual è? È farla riposare, questa sembra la cosa della pizza. Farle riposare per mezz'ora, intanto accendo il forno, 250 gradi non so per quante mila ora, bisogna ogni tot anche spruzzargli dell'acqua, insomma un lavoro immane, mi aspetta ancora. Ci vediamo quando è finito e vediamo che cacchio è successo, ok? A dopo, ciao! Allora, tutto finito dopo 36 ore di produzione, adesso però abbiamo, cioè io non ho coraggio di guardare che cosa è successo, quindi abbiamo chiamato un giudice. Vieni. Cosa devo fare? Allora, sarebbe, l'ho fatto in onore nostro, abbiamo fatto delle tre bellissime baguette. Devi anche assaggiarle. Non lo so, proprio venute brillantissime. Però adesso le assaggia, tagliamo, sentiamo se scricchiola. È una cosa basilare che deve scricchiolare la baguette. Sentite come scricchiola. Comunque la faccio assaggiare a lei, che se muore comunque vabbè, io posso continuare a fare i video. Ma vaffanculo. Vediamo un po' l'interno. Vediamo la faccia che fa. Allora, siamo ancora vivi. Comunque, vediamo adesso se fare un altro tutorial alimentare o no. Oggi ci facciamo un panino con le baguette. Se domani vedete pubblicato il video, vuol dire che era buono e non era tossico. Ciao, alla prossima!